Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare. Su facce vulnerabili e indifese sono nuvole sospese. Gonfie di sottintesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Parole all'aria. Letture in podcast. Un progetto dell'Istituto Comprensivo Orvieto Baschi. Anno scolastico 2021-2022. Che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate per sbaglio, tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire. Non ti scordar di me. Un racconto di Anna Cichella, classe seconda C, scuola media Luca Signorelli, Orvieto. Io, principessa di Francia, Camille, stavo correndo tra i corridoi del mio palazzo per non arrivare tardi alle lezioni di Miss Dubois, la mia governante. Avevo solo 8 anni all'epoca e i miei capelli scarlatti erano talmente lunghi che svolazzavano nel fresco vento di primavera. Appena entrai, vidi la figura imponente della mia governante con la faccia piena di ira. Non ero riuscita ad arrivare puntuale, perciò mi aspettava la solita punizione, ovvero svolgere la lezione inginocchiata sui ceci secchi. La lezione, però, stranamente, fu molto interessante. Infatti, parlò della letteratura francese e io, che voglio fare la scrittrice, ovviamente la amo. A quell'età non avevo neanche una sola persona che mi tenesse compagnia, a parte la mia severa governante e le cameriere. Mia madre, l'unica persona a cui importava di me, purtroppo era morta di una terribile malattia al cuore. Il re Arthur, mio padre, non si curava affatto di me, e anche se abitavamo nella stessa abitazione, la reggia di Versailles, non lo vedevo quasi mai. Sapevo che era impegnato, ma del tempo da trascorrere con la sua unica figlia di certo avrebbe potuto trovarlo. Dopo le lezioni mattutine avevo un momento di pausa che solitamente trascorrevo sui libri, leggendo storie che mi portavano via da quella brutta vita. Quella mattina però era bel tempo e avevo voglia di uscire nei giardini reali per disegnare fiori e piante. Chiesi il permesso a Miss Dubois che me lo concesse e corsi subito diretta al mio luogo del cuore. Il giardino era l'unico posto nel quale mi sentivo libera. Nella reggia, infatti, seguire tutte le regole da brava principessa era soffocante, non mi faceva sentire me stessa. Mi sedetti sul muretto che circondava un'aiuola e cominciai a dare sfogo alle mie doti artistiche. Mentre mi accingevo a terminare il disegno di una graziosa margherita, sentii un fruscio da dietro un albero. Ah, di sicuro saranno i 2 cani da caccia del mio padre, pensai, ma non ne ero affatto sicura. Posai il blocco e la matita e mi avvicinai cautamente al luogo nel quale avevo sentito quel rumore sospetto. Non ci potevo credere. Dietro all'albero c'era un bambino. Era magrolino, con mani da pianista e capelli ricci e mori che gli ricadevano lungo al collo, coprendogli le orecchie. La cosa che risaltava di più, però, erano i suoi occhi, di un colore misto tra l'indaco e il cobalto, lo stesso colore dei Non ti scordare di me. Notai subito che era un orfano, dalla faccia sporca e vestiti stracciati. In mano teneva una fionda con la quale stava cercando di colpire un pettirosso poggiato sul ramo. Non potevo permettergli di uccidere quella povera creatura, perciò mi avvicinai e lo presi per un braccio, gridando un sonoro «No!». L'urlo fece scappare l'uccellino, che volò lontano da noi. «Perché hai fatto scappare il mio pranzo?», disse, allontanandosi da me come se avessi qualche strana malattia. «Cosa?», domandai stupita e allo stesso tempo sconcertata da quelle parole. «Se sei proprio affamato, prendi questo», dissi, porgendogli il panino che tenevo in tasca, destinato ad essere la mia merenda. «Grazie», rispose il ragazzo, leggermente intimidito. «Io sono la principessa Camille e ho 8 anni. E tu?»
chiesi cercando di fare amicizia con quello strano ragazzo. Dorian, stessa età, rispose secco, come se fosse turbato dalla mia domanda. Ora è meglio che me ne vada, sono un orfano e se mi trovassero le guardie penserebbero che io ti abbia derubato, pronunciò con voce flebile. Va bene, ma prendi questo, dissi cercando di rassicurarlo. La cosa che gli avevo dato era un fiore, più precisamente un non ti scordar di me. Lo prese ringraziandomi e corse via. Quella notte non riuscii a dormire per via di Dorian. Mi ritornavano in mente sempre i suoi occhi profondi, che al contrario dei miei di color verde smeraldo, trasmettevano delle emozioni indecifrabili. Il giorno dopo tornò, e anche il giorno dopo ancora, ormai eravamo diventati inseparabili. Ogni giorno alle 11 in punto lui si faceva trovare in giardino. In quel posto magico ci confidavamo i segreti più intimi e ben presto la nostra amicizia si sarebbe trasformata in amore. Sotto all'albero avevo scoperto un mondo di cose sue, come il compleanno, il profondo amore per le baguette e la passione per il teatro. Venne a sapere anche cose spiacevoli, ad esempio che i suoi capelli coprivano le orecchie semi bruciate da un macchinario della fabbrica in cui lavorava. Più volte gli dissi di venire a vivere nella reggia insieme a me, ma lui rispondeva sempre dicendo: anche se tu riuscissi a convincere tuo padre, io sono un orfano e sono nato libero e rimarrò tale per tutta la vita. Aveva ragione. Crescendo, anche io non riuscivo più a rimanere lì dentro e se non ci fosse stato lui, sarei già morta di solitudine da un pezzo. Passarono 6 mesi dal nostro primo incontro e ormai era arrivato il giorno del mio compleanno e io non stavo più nella pelle. Quel giorno sarei andata al lago con mio padre. Miss Dubois mi svegliò di prima mattina e mi fece indossare un abito floreale con sotto un terribile corsetto che mi faceva a malapena respirare. Mangiai velocemente i pasticcini che rappresentavano la mia raffinata colazione e scesi in giardino ad aspettare mio padre. Sapevo che avremmo fatto un picnic per pranzo, perciò aspettai a lungo, ma mio padre non venne. Erano le 10:30 quando la mia governante si presentò dicendomi: Re Arthur si scusa per non poter presenziare la vostra festa. Rimasi scioccata e cominciai a piangere. A mio padre non importava niente di me. Di sicuro il mio compleanno se l'era dimenticato. Rimasi seduta sul muretto del giardino per molto tempo, fino a quando una mano mi accarezzò i miei folti capelli rossi. Quella carezza aveva curato tutte le mie malattie, perciò smisi di piangere e alzai il capo. La faccia sorridente di Dorian, con le guance leggermente arrossate, esclamò: «Sorpresa!» Un'unica parola che per me significava molto, anzi tutto. Le sue mani tremanti dall'emozione tenevano un mazzo di fiori indaco che riconobbi subito. Erano i nostri fiori, i non ti scordar di me. In quell'istante desiderai soltanto una cosa: baciarlo. Lui capì subito e quindi mi prese le guance e lo fece. Mille emozioni diverse si fecero largo dentro di me, riempiendomi gli occhi di lacrime di felicità. Lui era l'unica cosa che volevo, non desideravo altro che rimanere con Dorian per tutta la vita. Camille, io ti amo, sussurrò al mio orecchio. Oh, anche io, risposi incerta. Quel momento romantico fu interrotto dall'arrivo delle guardie che, vedendo Dorian, avevano pensato che fosse un ladro. Non feci in tempo a dire una parola che lo presero e lo incarcerarono. Inorridita dal gesto orribile, corsi nell'ufficio di mio padre, spalancai la porta e mi accorsi che avevo interrotto una sua riunione, ma non mi importava. Prima delle riunioni veniva sua figlia. «Padre, devo parlarle, è una questione urgente!» esclamai con la faccia arrossata per la corsa. «Cara Camille, non vedi che hai interrotto la mia riunione? Ritorna tra 2 ore e io ti ascolterò.» «No, mi devi ascoltare ora!» urlai con tutto il fiato che avevo dentro. «Basta, ormai ero stufa dell'atteggiamento indifferente di mio padre.» «Miss Dubois, la chiuda in camera per piacere!» disse furibondo mio padre. «Subito, signor Arthur!» rispose diligentemente la governante. Quella notte piansi per ore, stringendo il mazzo di fiori come se fosse un tesoro. Riuscii ad addormentarmi, ma il sonno fu tormentato dagli incubi. Nella mia testa rimbombava la parola «sorpresa» e dovetti prendere una tisana per calmarmi.
già passati 12 anni da quell'avvenimento ed ero quasi riuscita a dimenticarlo. La notte del mio 20° compleanno sentii un rumore e vidi delle mani che accarezzavano gli stipiti del mio letto, illuminati dalla luna. Alzai gli occhi e vidi una sottile figura nera appartenente a un giovane uomo. Avrei dovuto avere paura, ma stranamente mi trasmetteva una calma immensa. I suoi occhi, poi, color indaco, erano così familiari. Ero intorpidita dal sonno e pensavo che fosse solo uno strano sogno, ma un rumore mi risvegliò. Una scatola era caduta ai piedi del letto. Era raffinata, con degli smeraldi incastonati. L'aprii e quello che vidi fu talmente scioccante che quasi caddi per terra. All'interno di un piccolo foglio era scritta la parola sorpresa e un piccolo fiore gli faceva compagnia. Presi il fiore tra le mani e mi accorsi che era un non ti scordar di me. Subito fui pervasa da una gioia intensa che mi spinse a scendere le scale della reggia fino ad arrivare nel giardino. Sul muretto un uomo mi aspettava e io sapevo già chi era. «Dorian!» esclamai emozionata prima di abbracciarlo. Profumava di bosco e pane appena sfornato. «Io non ti ho scordato e ora voglio andarmene via con te», proseguì. «Sei sicura? Sono uscito di prigione da poco, non ho neanche uno spicciolo in tasca», disse con tono triste. «Non importa, Dorian, rapiscimi», sussurrai. «Se proprio devo», disse scherzando. «E ora, se sono qui a scrivervi in questa casa in Scozia con due figlie, è solo merito suo, del mio ladro. Il mio sogno di diventare scrittrice è diventato realtà e io non sono più soffocata da mio padre, che è stato ghigliottinato 5 anni fa. Mio marito Dorian è morto 1 anno fa a causa di una epidemia scoppiata nella fabbrica in cui lavorava. Io non lo scorderò mai, perché lui era, è e sarà per sempre la mia più grande sorpresa». Avete ascoltato Non ti scordar di me, un racconto di Anna Cichella, classe seconda C, scuola media Luca Signorelli, Orvieto.